iniziamo a introdurre il prossimo relatore, che in qualche maniera è indirettamente collegato a Masanobu Fukuoka, che è stato un po' il precursore dell'agricoltura naturale. In qualche maniera è stato anche un po' il precursore di questo progetto, perché uno dei primissimi libri di agricoltura naturale che ho letto è questo qui, che è La rivoluzione del filo di paglia, un libro che vi invito veramente a leggere tutti quanti, è stato veramente, veramente bello, veramente ispirante. Dopo aver letto La rivoluzione del filo di paglia, ho deciso che avrei voluto vedere qualcosa che avesse fatto Fukuoka. Il Giappone era un po' troppo distante, quindi sono andato in Macedonia a vedere la Natural Farm, che in quel momento stava gestendo Panos Manikis. Lì ho trovato una food forest veramente spettacolare, non solo per quello che vedevo, ma anche per quello che sentivo all'interno di questo spazio, ed è stata di grande ispirazione. Poi qualche anno fa ho conosciuto Kutlan, inizialmente attraverso internet, poi l'anno scorso ci è venuto a trovare qui la Fattoria dell'Autosufficienza di persona, dove ha tenuto un bellissimo workshop sull'agricoltura naturale e sulle palline d'argilla. Kutlan oggi gestisce la fattoria di Edessa, che ho visto a suo tempo, e quindi lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito e per essere qui. E Kutlan, ti lascio la parola. No, grazie Francesco, è stato un piacere anche per me essere qui con voi in questi giorni. Allora, fammi introdurre un attimo chi sono, cosa faccio Edessa, e poi piano piano entriamo nel discorso dell'agricoltura naturale. Bene. Quando ho letto i libri di Fukuoka, avevo questa voglia di entrare in questo mondo che mi sembrava molto come una utopia, non era quasi vero. E poi conosciuto Panos, sono stato da Edessa, però in quel periodo volevo ancora vedere gli altri esempi. Poi ho girato per 2 anni, sempre per visitare nelle fattorie degli studenti di Fukuoka in Sud America. E poi da 2016 sono da Edessa. E al momento sono anche in processo di prendere una fattoria in Italia, nella Marche in realtà. Vediamo. Comunque, bene, parliamo. In bocca al lupo, diventeremo quasi vicini. Vicini, sì. Vediamo. Allora, io oggi, come abbiamo un'ora di tempo, voglio parlare degli aspetti mentali dell'agricoltura naturale, perché c'è una grande parte di questo modo di agricoltura che mette anche nel gioco di sentimenti di noi o un risveglio dell'umano, che è un passo avanti mentale praticamente. Che Fukuoka, quando ha preso la sua fattoria dai suoi genitori, lui, per praticare agricoltura naturale, per 30 anni cercava sempre di non fare niente. Quindi le domande che veniva o chiedeva lui, le azioni che faceva, erano nella questa direzione. Se non faccio questo, se non faccio quell'altro. Quindi, andando avanti questo modo per 30 anni, lui è arrivato al punto dove non serve nient'altro, però solo lasciare appoggiare la paglia sul terreno e seminare le palline. Ci ha mostrato che è possibile praticamente non fare niente, solo lasciando la paglia e seminando possiamo avere una raccolta
come quelli contadini che lavorano tutto il tempo. C'è un altro esempio che Aedesa è un grande lavoro, grandi passione di Panos, 40 anni di sua vita dedicata in questa strada, come il fronte ai nostri occhi, che ci mostra che questa è possibile. Però, come noi già partiamo con non fare, questo è un punto molto che uno deve stare un attimo attento, perché la nostra mente non è abituato a lavorare in questo modo. Cerca di sempre fare qualcosa, anche se una cosa buona, perché ci hanno insegnato così. Siamo stati o cresciuti in una società di sempre con questa idea di fare qualcosa. Quindi, se uno parte, possiamo anche partire direttamente col non fare, però non sarà così facile per tante persone. Quindi, partendo con un modo di agricoltura rigenerativa, questo potrebbe essere permacultura, oppure biodinamica, oppure agricoltura naturale, non è importante il nome. Molto probabilmente la nostra mente cercherà di fare qualcosa di bello. Questo, facciamo un esempio, per esempio, la nostra mente cercherà di subito fare un compost, che non è male, è una cosa bellissima, no? Aggiungere il compost al suolo, far crescere le piante più sane, questo non ho nessuno dubbio, non ho niente da dire per il punto di vista del rigenerare al suolo. Però questo non è la strada per la mente naturale, perché questo è praticamente un'illusione. Noi non possiamo fare neanche compost, fa tutto la natura, però la nostra mente sviluppa questa strada, dice io faccio compost. Non è vero, noi non possiamo fare questo. Tutto il processo viene fatto dalla natura. E dentro di questa illusione arrivano anche le aspettative, perché pensando di fare un compost, una cosa di bello, tra virgolette, uno pensa, ah, io ho fatto il compost, allora adesso devo avere una bella raccolta. Quindi ci porta avanti questa è l'idea di non fare, ci mette nella strada di fare qualcosa e la nostra mente inizia di nuovo a cercare altre belle cose di fare. Già, io ho fatto compost, che è stato molto bello, allora cosa altro posso fare? Quindi cerca sempre un'altra cosa, se anche una cosa di bello non è importante. Ci mette fuori dalla strada, fuori dalla mente naturale. Però se uno inizia con già col non fare, che non è facile, però pure diciamo già se uno inizia con facendo minimo necessario, che io non posso definire cosa vuol dire minimo necessario, perché questo dipende da ognuno, come è stato cresciuto, come viene educato, non c'è nessuna definizione, però possiamo dire che questo minimo necessario per uno potrebbe essere 50 azioni, per qualcun altro potrebbe essere 500 azioni, per un altro potrebbe essere 5.000 azioni, dipende da ognuno, però non è importante neanche, perché iniziando da un punto, se andiamo direzione verso il punto dell'uno, oppure punto del non fare, abbandonando queste azioni giorno per giorno, arriveremo nel punto del non fare. Quando arriveremo, questo dipende dalla nostra mente, però arriveremo in questo punto. Questa è la strada che ci porterà avanti. E poi, quando arriviamo lì, il punto del non fare, uno vede con i suoi occhi praticamente, non facendo niente,
tutto viene, tutto comunque va bene, anzi, tutto va ancora meglio, perché fa tutto la natura. E ogni giorno camminando nella nostra fattoria, vedendo questi risultati con i nostri occhi, la mente sviluppa questa fiducia alla vita. Dice che io non devo fare niente, però tutte le cose viene fatto da sola e vengono ancora meglio. E questo punto dove è praticamente dove il risveglio del terreno, del suolo e anche il risveglio dell'essere umano. Sono gli stessi punti. E poi uno anche sviluppa questa fiducia verso la vita, che può abbandonarsi 100%, perché non c'è nessun bisogno, che uno vede ogni giorno questo, camminando solo nel giardino, vede che non c'è nessun bisogno da parte noi entrare nel gioco, quindi la mente è tranquilla e rimane lì. Non cerca più qualcosa di fare per sviluppare la situazione oppure migliorare la situazione, però semplicemente abbandonare tutte le azioni. Questo ci può portare alla mente naturale, che non è, diciamo, facile all'inizio perché non siamo abituati. Come una società, diciamo, più western part of the world, purtroppo, però questa è la strada. E poi in questo punto uno vede la natura come la vera natura, non vede più queste illusioni, perché la mente è in assoluto silenzio, non crea nessuna immagine, non crea nessun bisogno, una necessità di fare qualche azione. Praticamente dove tutti vogliono arrivare, o tanta gente vuole arrivare con la meditazione, che è la mente silenziosa. Però in questo punto succede già naturalmente, solo camminando mezz'ora ogni giorno nel tuo giardino, la mente vede con i suoi occhi che non c'è nessun intervento da fuori, allora accetta le cose e lascia la natura. E questo anche è necessario per vedere la vera natura. Perché se non siamo in questo modo o se la nostra mente continuamente crea le immagini oppure le azioni, come l'illusione di fare il compost, che pensa di fare il compost, non vede le cose vere. Invece, se lasciamo alla natura, non c'è nessuna illusione, sono le cose come sono in reale o come sono veramente, diciamo, non so se è un'espressione giusta dire così. Praticamente, guardando la fattoria di Panos di Edessa, possiamo dire che 40 anni dedicato una vita di parte di sua vita di 40 anni dedicato in questa strada, possiamo dire che lui dormiva per 40 anni, però comunque c'è una raccolta alta come gli altri contadini, come tutti i vicini che lavorano dalla mattina fino alla sera, arano la terra, usano pesticidi, erbicidi o tutti quelli prodotti che veleni praticamente, diciamo, in questo modo. Per applicare l'agricoltura naturale dobbiamo anche avere questa mente naturale, praticamente una grande fiducia verso la vita e verso la natura. Questi saranno i passi che uno dovrebbe fare.
Se in questo punto, se vuoi dire qualcosa oppure entrare in un'altra discussione, mi fa piacere. Sicuramente stanno arrivando tanti commenti di persone, chi è entusiasta di quello che stai dicendo e chi magari ha una mente un po' più simile alla mia, che fa fatica ad accettare completamente il non fare, no? Sai che io sono uno che fa in realtà tantissimo in continuazione. La domanda che poneva qualcuno era appunto, cioè, ok, non fare, però ad esempio se facciamo frutta, io effettivamente ho visto questa fattoria ed era abbastanza evidente, già per esempio se dobbiamo produrre ortaggi diventa un po' più complicato il non fare, no? E allora qualcuno diceva, ma quindi possiamo lasciare l'orto e il giardino così senza fare nulla? Allora, questo ovviamente non possiamo iniziare con dal non fare. Questo purtroppo non è più possibile perché abbiamo ucciso la terra. Però possiamo iniziare facendo il minimo necessario, o almeno per produrre il minimo per sopravvivere oppure per sostenere la famiglia, te stesso. Però sempre avere questa direzione. Dove vogliamo arrivare un giorno del non fare, oppure fare qualcosa oggi per non fare due cose domani, se anche facciamo qualcosa. Questo che dobbiamo mettere la nostra mente in questa strada, che tu non fai Questo niente. qui che hai detto è un concetto bellissimo, no? Noi ci troviamo spesso a vivere anche delle catastrofi, no? E poi usiamo tantissime risorse, energie, soldi, denaro per risolvere catastrofi che si potevano risolvere a monte con quel ragionamento che dici tu, no? Fare qualcosa oggi per non fare due cose domani, no? Penso in continuazione i problemi che in Italia, ma penso che in gran parte del mondo, suscita ogni volta che piove un po' di più e succedono una catastrofe dopo l'altra, semplicemente perché non si è pensato alle conseguenze del modo di agire. È vero. Allora, in questo punto a me piacerebbe parlare anche un attimo la differenza tra agricoltura naturale, agricoltura organica oppure biologica, che questi giorni sono molto conosciuti dalla gente. Abbiamo questa idea di sempre. Se sane, no? Come questo agricoltura biologico oppure organico, abbiamo sempre questa idea di una cosa sana, invece non è vero, che è praticamente un'altra offerta dal capitalismo, diciamo, perché alla fine non creiamo nessun tipo di fertilità nel terreno, nel suolo. E ognuno prende la natura da una prospettiva. Uno prende solo un gruppo delle persone, guardano solo alle malattie, un altro gruppo delle persone guardano le salute del terreno, un altro guardano solo i fertilizzanti, però non arriverà mai al punto per concludere questa discussione. Andremo sempre avanti così. Persi, che non creiamo mai un terreno fertile, parlando di agricoltura biologica oppure organica. Questi sono agricoltori, viene fatto solo con petrolio e tutti i veleni che produciamo. Ariamo comunque la terra, usiamo semi ibridi, monocultura e anche comunque ci sono i veleni che possono usare anche agricoltura biologica sotto certo livello. Questo purtroppo non è sostenibile anche, no? Se tutto il mondo oggi decide di fare agricoltura biologica, comunque non possiamo andare avanti anche così, perché c'è tantissima energia dobbiamo mettere
solo per produrre semplicemente cibo per sopravvivere, per mangiare. Questo non dovrebbe essere così, agricoltura. Questo è troppo complicato, non è più possibile. Anche dal punto di vista economico, questi giorni in Europa tutti i contadini vivono solo con i contributi dall'Unione Europea. Non è più possibile per sopravvivere. E questo era un politico che ci hanno portato in questo punto, purtroppo. Che non so com'è la situazione in Italia, però in Grecia qui pagano ai contadini per non coltivare il loro terreno. Quindi di che cosa parliamo, no? No, non penso che ci siano politiche di questo tipo oggi, però ci sono state senz'altro in passato. Anzi, quando io ho acquistato i terreni della fattoria dell'autosufficienza 12 anni fa, avevo proprio dei terreni vincolati, che per 2 o 3 anni sono stati vincolati perché erano stati vincolati per non essere coltivati. Sì. Qui ancora va avanti questa situazione, purtroppo. Quindi abbiamo creato un sistema, un fallimento anche dal punto di vista di agricoltura, l'umanità, educazione, per tante cose. Però non dobbiamo cambiare qualcosa, non è possibile andare avanti così. Dobbiamo fare qualcosa come fai tu, per esempio, essere in azione. In direzione dove vedi o dove diventi il cambiamento che vuoi avere, come dici tu sempre. Bene, Bello. molti ci chiedono dove pensi di spostarti sulle Marche e magari che progetto hai, come avviare questa azienda, che cosa farai? Allora, io non farò niente, diciamo, che voglio applicare agricoltura naturale lanciando le palline, mettendo la paglia, oppure forse all'inizio Puoi via. dire qualcosa sulle palline, perché magari molti che ci seguono non sanno di che cosa stai parlando. E allora, in questo punto voglio partire con un progetto che abbiamo creato, perché non so se ti ricordi, 2 o 3 anni fa è stata una tempistica, una big storm, come dire in Sì, italiano, tempesta. una tempesta in Alto Adige, nella montagna di zona di Alto Adige. E siamo andati lì per offrire un progetto di rimboscamento con le palline. E semplicemente questa è l'idea che queste palline possiamo usare sia per coltivare il cibo sia per il rimboscamento, quindi dipende dal motivo, i semi che metti dentro viene usato anche in questo modo. E allora loro ci hanno preparato una parte dell'Università di Bolzano, si chiama EURAC. Comunque ci hanno preparato un preventivo di rimboscamento di 1 ettaro di questa area, il costo era più di 20.000 euro per loro. Invece con le palline il costo che abbiamo messo, che era un po' più di 250-300 euro all'ettaro, quindi molto economico, non serve neanche soldi per essere in questa azione. Però solo mettere il nostro cuore in questa strada e andare avanti. E come funzionano queste palline? Praticamente mescoliamo tutti i semi, dipende dalla perché cosa vogliamo lanciare queste palline nella fattoria oppure per un rimboscamento, e semplicemente buttiamo nel terreno. E lasciamo alla natura, quando arrivano le piogge o arriva tempo giusto, partono da solo. I semi partono da sole. E l'importante è molto importante perché non voglio che
che crea un immagine sbagliato. Non funzionerà una volta lanciare questa pallina e abbandonare tutto e andare via e sperare che tra qualche mese ci sarà un bosco. Questo non è possibile. Non succederà. Dobbiamo almeno 3-4 anni in ogni stagione della pioggia, che possiamo dire per maggior parte dell'Italia, primavera e autunno. E dobbiamo lanciare queste palline. Il primo anno, dopo la prima stagione della pioggia, sarà tutto un grande casino, diciamo, vedendo dal punto di vista dall'occhio dell'umano. E secondo anno inizieranno anche gli animali a entrare nel gioco. E il terzo anno, diciamo, sarà l'ultima volta forse che noi dobbiamo veramente seminare. Poi la natura prenderà le cose e porterà avanti. Quindi possiamo rimboscare un'area semplicemente buttando queste palline. Kutlan, vuoi spiegare meglio come si fanno queste palline? Perché qualcuno ha chiesto dove le posso comprare. Spiega come funziona il processo, così è più chiaro a tutti quanti, anche che tipi di semi utilizzi in queste palline. Allora, partiamo come è venuta questa idea, no? Come è iniziato Fukuoka con questa l'idea di preparare le palline. Lui parte della sua fattoria dove coltivava il riso, lui semplicemente buttava i semi di riso senza fare le palline o niente l'altro. Però in certo punto, che lui vedeva che gli animali mangiavano la maggior parte di questi semi, i topi e gli uccelli. Poi voleva nascondere questi semi, mescolato con un po' di argilla, e buttava in questo modo. Quindi piano piano nel tempo ha iniziato a fare queste palline, dare la forma di una rotonda, le palline. E poi lui chiedevano perché non mettere anche trifoglio, perché non mettere anche gli ortaggi, gli alberi, gli arbusti. Ah, ma se possiamo anche rimboscare un'area semplicemente mescolando i semi. E alla fine, uscito fuori, cosa noi questi giorni abbiamo in mente? Queste palline, che praticamente dipende dalla stagione. In primavera, che siamo adesso, stagione della pioggia, doveva arrivare, però siamo un po' in ritardo. Comunque, adesso è il tempo perfetto per seminare tutti gli ortaggi e tantissime piante che cresceranno in estate. Semplicemente possiamo mescolare i semi, aggiungere l'argilla, un po' dell'acqua e non serve niente l'altro. Dobbiamo impastare come avete fatto prima. Dobbiamo impastare almeno mezz'ora, 40 minuti, e poi dare la forma della pallina. Dopo 3 giorni che sono asciute, possiamo lanciare. E tutti i semi di alberi, arbusti, quelli dobbiamo seminare in autunno, praticamente osservando la natura, che questo è il loro ciclo naturale. Gli alberi e arbusti vengono seminati in autunno. Invece tutte le altre piante, ortaggi estivi, vengono seminati in questo periodo che siamo adesso. Sì, Bene. sono più o meno così le palline. Ok, e molti ci chiedono, ma quindi quando fai un orto, effettivamente è proprio un concetto che non è in qualche maniera incluso in questo modo di fare agricoltura, o si può fare anche un orto in questo modo? Ma questo non è una religione che ti dice non devi fare questo, non devi fare quell'altro. Se uno ha voglia di fare i bancali, può fare anche i bancali. Non è
Non è importante, no? Quelle che ti senti più vicino, diciamo. Basta che parti da un punto, però sempre la direzione di abbandonando le azioni. E vedrai che ogni passo che fai, la strada si apre da sola, o la natura ci mostra la strada, diciamo. Che andando avanti in questo modo, arriveremo a una coltivazione di anche di ortaggi senza lavoro, senza far niente. Che semplicemente lasciando la paglia, che era il caso di Fukuoka perché coltivava il riso, quindi usava la paglia, però se hai anche fieno puoi usare anche questa, e seminando. E Linda ci dice, ma questo tipo di agricoltura naturale può essere pensata anche come un lavoro, cioè che ti garantisce un ritorno economico sufficiente per poter poi acquistare ciò che non produci, come libri, vestiti, computer? Allora, se non era sostenibile dal punto di vista economico, non sarebbe neanche una proposta, oppure neanche un modo di vita, che certo anche ci offre questa possibilità di sopravvivere, di sopravvivenza, o vivere nella nostra vita senza lavorare, senza far niente. Se garantisce, quello io non posso dire che sicuramente garantisce o no, perché questo dipende da come vuole vivere quella persona, questa persona. Se vogliamo comprare ogni anno una nuova cellulare o una nuova macchina, secondo me non sarà possibile. Però se parliamo di una vita semplice, sì, certo, no, se no. Che non è neanche pensabile una fattoria che non guadagna soldi, oppure non sarebbe possibile, secondo me, come una fattoria che dovrebbe essere sostenibile da tutti i punti di vista. Chiaro, chiaro. E lì hai idea come, cioè, qual è la produzione della fattoria che gestite, come è organizzata, anche la vendita? Io so che appunto vendete molta frutta. Ma maggior parte della produzione che ce l'abbiamo sono le frutte, praticamente le ortaggi poche volte che vendiamo le ortaggi. Ce l'abbiamo, però maggior parte del reddito che facciamo vengono dai frutti. E partono in maggio, 10 maggio più o meno, sì, con 10 maggio partiamo con le ciliegie e poi tutta la stagione ci sono albicocche, pesche, prugne, poi verso autunno vengono tutti gli altri buonissimi frutti tipo cachi, uva, giuggiole, kiwi, che ci sono più di 200 varietà di frutti che raccogliamo e vendiamo. E parte della vendita, anche una cosa molto importante che dobbiamo valutare, perché vendendo ai commercianti non possiamo andare avanti, questo non è possibile, che dobbiamo vendere i prodotti direttamente alle persone, sviluppando anche con le relazioni umane, che così possiamo creare anche un'altra società, un'altra comunità nel mondo. E qua, scusami che ti interrotto, che qua leggo che c'è uno, Lisa, mi sa che è scritto di Giancarlo Capello. E purtroppo non siamo ancora conosciuti, però nel prossimo mese ci conosceremo in un evento. Ho sentito tante volte dei suoi passi avanti verso un orto naturale. E quindi anche questo, secondo me, è un risposto verso l'orto naturale. Se uno vuole può vedere anche questa parte. Io personalmente ho trovato interessante e belli passi avanti per l'orto naturale.
Io chiaramente so già la risposta, ma vuoi dire appunto come conferma tutte le operazioni che fate in questa food forest? Perché poi io la chiamerei food forest e difficilmente può essere definita un frutteto, almeno non il frutteto che ci si aspetta, insomma, con i filari e così via. Quali sono le operazioni che fate durante l'anno? Allora, maggior parte delle cose che siamo in azione sono seminare e falciare nei tempi giusti. Per esempio, adesso il tempo perfetto per seminare, che seminiamo le palline, questo potrebbe essere un sovescio se uno vuole partire comprando dei semi, uno può semplicemente comprare quel mescolio. Almeno all'inizio, e poi preparare le palline che facciamo anche noi e le lanciamo questo periodo che siamo adesso. E poi dopo forse 2 settimane, dove dentro di queste 2 settimane forse passano 3, 4, 5 giorni di pioggia, quando vediamo che partono i semi, andiamo lì a falciare e lasciamo tutte le erbe che abbiamo falciato direttamente sulla terra. Quindi, maggior parte delle azioni che facciamo sono seminare in autunno, primavera e autunno, e falciare dopo 2 settimane. E la raccolta e vendita, che secondo me il lavoro più grande per me è la parte della vendita, ti devo dire, mettere tutto in ordine, fare le selezioni, poi portare alla porta. Questo è, io direi che il lavoro più grande è questo. Ci vuoi dire due parole sulla potatura? C'è molto quest'idea che una pianta, se non potata, non fa frutta. Allora, questo ovviamente non è vero, non potrebbe essere neanche vero, perché l'agricoltura che facciamo noi è un tempo molto limitato, perché se guardiamo tutte queste piante, oppure se facciamo una camminata sulla collina o verso la montagna, possiamo vedere le ciliegie, pere, mele gigantissime, oppure uva, tanti frutti selvatici, che nessuno prende cura, oppure nessun potatura viene fatto, però producono comunque. Ah, cosa succede con la potatura? Allora, un discorso è che viene molto più facile gestire, perché abbiamo creato questa necessità di gestire un albero, nel senso di spruzzare. Se un albero viene potato, ha una forma molto più comoda da spruzzare, oppure per la raccolta. Questo è vero, è giusto per il punto di vista di se uno vuole fare questo. E un'altra cosa della potatura: praticamente potando gli alberi creiamo un effetto sull'albero. Visto tante volte in Toscana che fanno una potatura sugli olivi e lasciano praticamente piccola vegetazione, che è pochissimo. Facendo questa potatura, gli alberi entrano in un modo che pensano che stanno morendo. Quindi, per la sopravvivenza, per andare avanti come la specie, l'anno dopo fa tantissimi frutti, perché pensa che sta morendo. Allora deve fare nuovi semi per andare avanti come la specie. È vero, fa questo. Questo è vero, giusto? Però ogni volta che facciamo queste azioni, potiamo un albero, forse tiriamo 2 o 3 anni di sua vita, che è questa energia vitale. E l'albero vive sempre sotto il stress. E chi mangia questi frutti, e ovviamente anche quello stress, questi enzimi che dentro l'albero passa anche a noi, mangiando questi tipi di frutti. Se uno pota gli alberi, può essere che l'anno dopo produce
per un po' di periodo, questo non vale per sempre, però in particolare all'inizio può essere che produce veloce, diciamo entro 2 o 3 anni, e produce un po' più di i primi 10 anni rispetto a quelli che non viene potato. Però dopo 10 anni, se prendiamo due alberi, uno viene potato, uno no, dopo 10 anni la produzione sarà sempre più alta con un albero che non viene potato. Quindi andrà sempre una produzione di più. Però certo, uno deve avere la pazienza e anche la fiducia Sì, verso la natura. come sai, qui alla fattoria dell'autosufficienza abbiamo tantissimi alberi che non sono mai stati potati e anche qualcuno che stiamo potando in maniera proprio da poter vedere anche negli anni questa differenza. Bello. Secondo me un altro aspetto è che chiaramente una pianta a cui togliamo ogni anno un po' di energia è anche una pianta che ha delle ferite e quindi anche dei luoghi dove può essere attaccata più rapidamente, no? Dalle varie malattie fungine, batteriche, virali e così via. Quindi c'è anche questo aspetto qui importante, no? Certo. Ma questo anche in realtà non esistono le malattie in modo come percepiamo noi, si dice così, come vediamo noi, se how we receive it, how we see it, Sì, come come l'abbiamo ricevuto. sì. Se arrivano, per esempio, questi giorni nel mondo, nell'Europa, se vediamo la maggior parte delle malattie che arrivano alle piante sono malattie che vengono dai funghi, no? Tantissime piante che sono stati sotto l'effetto di questo tipo di malattie, fra virgolette. Questo in realtà è un processo che il suolo chiama il suo materiale organici. Ammallando una pianta, perché i funghi o malattie di funghi, di nuovo fra virgolette, queste arrivano per iniziare questo processo di compost per aggiungere di nuovo alla terra. Questo è un segno per noi che dobbiamo risvegliare la terra, non combattere con un tipo di specie oppure un insect. Oppure una pianta tipo gramigna, anziché combattere con questa pianta, oppure qualsiasi specie, dobbiamo dedicarci per risvegliare il suolo e poi tutto il resto sarà nella strada, da solo, diciamo, entrerà nella strada. Grazie, Kutra. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Se vuoi concludere in qualche modo o preferisci che ti faccio qualche altra domanda? Io non so, ho preparato anche qualche foto, però mi sa che adesso non abbiamo più tempo per. No, vai, dai. Secondo me 5-10 minuti ancora ci sono. Le domande te le ho già fatte, quindi poi se vuoi far vedere, penso che sia molto interessante. Sì, belle foto dalla Edessa, anche da 10 anni fa, adesso Sì, probabilmente anche più. no, guardiamolo, volentieri. Allora, devo dire condividere lo schermo, vero? Condividi, ti dovrebbe aprire una casellina dove vedi il programma con le foto e clicchi su quella casellina e fai condividi. Allora partiamo da questo. Si vede? Molto bene. Ok. Sì, qua per esempio vediamo, come vedete, l'erbe sotto non viene tagliato. Questo sarebbe il periodo giusto, seminare e poi andare lì per falciare. In una foto qua vediamo più di 5 alberi da frutto insieme. Sto sempre. Queste due, tre, queste, fo queste foto sono dallo stesso punto, però dopo 10 anni fa e il primo foto era 2 anni fa, però sempre lo stesso posto.
gli ortaggi che crescono, come vedi, spontaneamente nella fattoria. Queste palline dopo una falciatura. Un albero di ciliegie. Un po' di rucola sotto. Qua vediamo un'uva, una pianta di uva, non viene potato, va liberamente sui alberi, si arrampica. E nessun intervento dei umani. Di Questa era bellissima già 10 anni fa, me la ricordo. queste Quando piante sono... era. Poi sì. Messo questa foto per mostrare dopo quando falciare le erbe, no? Un punto molto importante. Falciamo solo nei casi se dobbiamo camminare oppure raccogliere i frutti, in questo caso che vediamo nella foto, solo dopo una semina con le palline. Quindi abbiamo seminato, sono passati 4, 5, 6 volte di pioggia, entra 2 settimane e poi entriamo, falciamo e lasciamo lì. Sì, bietole sono come le erbe spontanee, così ogni passo che fai trovi uno. E questa è l'uva che abbiamo visto prima, che si arrampica su una caccia Constantinopolis, che sono tutti sani e nessuna malattia. Anche se guardate le foglie, per esempio, qua siamo verso settembre-ottobre perché sono maturi le uva e nessun segno di malattia. Anche i colori sono perfetti. Ok, questo. Metto questa parte anche. No. Queste sono kiwi, che alcuni rami sono lasciati liberamente sui alberi, anche alcuni rami abbiamo preso sopra come si chiama? Una struttura, una pergola si dice. La pergola, giusto? Uva, fragola, ciliegie. Anche in una specie, tipo un tipo di frutto come ciliegie, abbiamo tantissime diverse varietà, come vedete, no? Alcuni sono più rosse, più nere, più piccole, più grande, e non vengono tutti nello stesso periodo, ognuno ha il suo tempo e che anche ci aiuta tanto per la raccolta, per la vendita e anche per non entrare nella strada di l'unico tipo di produzione, diciamo. Questo è uno delle box che vendiamo, praticamente portiamo questo alla porta della persona. Trasformiamo anche, non sono cibi che vivono, però. Questa è l'entrata della fattoria.
Io ricordo proprio che è incredibile perché quando si è di fuori dalla fattoria si è in una zona praticamente desertica, sembra si attraversa questa strada circondata da questi campi coltivati che sembrano dei deserti, poi passi sotto uno spazio di foresta che sembra di entrare dentro una giungla e poi dentro la giungla ti ritrovi tutto il Frutteto. Qua, per esempio, puoi vedere anche la vegetazione sotto, no? Non viene mai tagliato, sempre a parte dei tempi che seminiamo, se no non tocchiamo mai. E la produzione, come vedi, non manca mai. Allora, questa foto ogni volta che vedo la vedo per me è un miracolo, perché nella facoltà di agraria insegnano che un frutto di questa dimensione, tipo una mela oppure una pera, pesca quella dimensione, servono 15 foglie per maturare una frutta. Quindi, però non vuol dire niente, no? Questa informazione, oppure solo guardando questa foto, no? Solo guardi e dici non vuol dire niente, tutti sono maturi su un ramo e non lo so, un miracolo dalla natura. E come vedi anche l'erba qui è sempre alta, sempre verde. Di alcuni ortaggi. Sto è assimina. Sì, questo per esempio una parte del nostro orto, diciamo, fra virgolette. Come vedi che sono seminati direttamente al terra. Sul terreno e poi abbiamo falciato, lasciato tutte le piante che c'erano lì e già partono. Qua c'è una zucchina, bietola rossa, un'altra zucca oppure zucchina. Sì, queste due foto sono qua per mostrare dove viene seminato, falciamo, dove non viene seminato questa parte, non falciamo mai, lasciamo le erbe, non le tocchiamo. Qua vedi una zucca che cammina, questo dovrebbe essere un girasole, qua. Pietola rossa anche. Gutland, dobbiamo andare in chiusura. Ok, siamo già quasi finiti. Vabbè. Ok, sono finite le foto. Bene. Allora, io voglio ringraziarti e tutte le altre persone che sono coinvolte questi 2 bellissimi giorni che avete organizzato. E sono contento di essere qui con voi, fare parte di questi passi. Grazie Francesco e Artico. Grazie mille a te, Kutlan. Ti chiedo un'ultima cosa perché in tanti ti hanno conosciuto oggi per la prima volta. Come se è possibile venire a visitare la fattoria di Edessa, se sarà possibile venire a trovarti nelle Marche e dove, e eventualmente come possono mettersi in contatto con te. Forse tramite Facebook che possiamo organizzare, che tutto quello che avevi detto, tutti sono possibili, tutti possiamo fare, solo che dobbiamo organizzare un attimo i tempi, eccetera. Forse tramite Facebook, che è l'unica cosa che mi viene in mente adesso.
Ok, quindi potete mettervi in contatto con Cutlan tramite Facebook, lo trovate appunto ricercando il suo nome. Cutlan, ti ringrazio di cuore, spero che la situazione internazionale ti permetta presto di arrivare in Italia, di rivederti presto e magari organizzare anche nuovamente qui qualcosa insieme. E niente, grazie ancora. Ciao. Grazie mille, grazie a tutti. Arrivederci. Ecco, vi ricordo nuovamente, se non l'avete ancora letto, La rivoluzione del filo di paglia è veramente un libro stupendo che consiglio a chiunque.